numero di questi 290, 143 sono stati realizzati con la maglia della Lazio, quindi noi abbiamo l'orgoglio di poter oggi testimoniare la presenza nel nostro club di questo, del più grande curatore nella storia del calcio italiano, ma soprattutto anche il fatto che rappresenti un esempio di campione, come dovrebbe essere presente anche nella vita quotidiana, ossia un campione che raggiunge degli obiettivi di carattere sportivo, ma che assume un comportamento nella vita quotidiana tale da costruire un esempio anche a futura memoria delle generazioni. Non a caso oggi, a distanza di tanti anni, ancora lo stiamo, come dire, stiamo riconoscendo quello che ha fatto, non solo per le proprie gesta sportive, ma per il tipo di testamento che ci ha lasciato in termini di qualità, di comportamenti, di esempio dei valori autentici del mondo dello sport, il rispetto dell'avversario, il spirito di sacrificio, spirito di unione, capacità di, come dire, rappresentare un campione non solo sul campo ma nella vita, attraverso anche dei gesti umani, umili, che sono, raccontavo appunto il fatto della pesca e della caccia, che sono due esempi di vita quotidiana che sono state poi fatalità, riemergono in persone che hanno quell'imprinting, quel tipo di forma mentis, quell'atteggiamento. Quindi significa persone libere nel loro agire, libere nel fare, orgogliose e fiere di aver raggiunto determinati risultati, ma allo stesso tempo umili nell'approccio alla vita quotidiana. Ascoltare le voci di persone che sono, non conoscono e non sono in compagnia di pallone, di pallone, non di calcio, e devo dire che a posteriori abbiamo fatto bene così come è stato fatto, perché i fatti ci daranno ragione e poi gli scontenti saranno sempre, perché purtroppo non si possono accontentare tutti quanti. Io penso che il primo scontento sono io, perché la gente non viene allo stadio, quindi già questo denota che la gente non dovrebbe parlare, perché quando viene allo stadio può parlare, almeno contribuisce alle sorti del club, non viene allo stadio quindi non può parlare. Presidente, ieri Sartori del Chievo ha dichiarato di aspettare per gennaio Berisha perché ha un contratto firmato con il Chievo. Cosa risponde il direttore sportivo? Ma io non devo rispondere nulla, innanzitutto io non parlo con i direttori sportivi, con tutto rispetto per Sartori, Giovanni che conosco, ma io parlo evidentemente, rispondo ai miei omologhi, in questo caso il presidente Campedelli. Sorrido su questo perché penso di conoscere molto bene le norme sportive, visto che sono un organo deputato a farle applicare, e ritengo che non ci sia nessun presupposto per quello che riguarda il comportamento della Lazio. Sicuramente è stato riconosciuto legittimo e corretto. Sartori ancora parla di un contratto che andava in scadenza nel 2013, forse dimentica che il contratto del giocatore andava in scadenza nel 2014, perché così è stato riferito dalla federazione svedese. Ha avuto il nostro contratto l'avallo della federazione svedese, il trasferto della federazione italiana, la federazione italiana è a conoscenza di tutte le problematiche di carattere di legittimità, quindi tutto il resto è tutte chiacchiere da bar, che come la storia di cose di Imas, chiacchiere da bar. E noi abbiamo comprato un giocatore da una squadra, l'abbiamo pagato, quindi ci siamo comportati in modo trasparente, siamo andati da chi deteneva il cartellino, cosa che deteneva, perché il contratto aveva scadenza nel 2014, abbiamo comprato il giocatore e il giocatore l'abbiamo pagato, il giocatore ha sottoscritto il contratto e quindi è venuto alla Lazio. Quindi non capisco quali sono i problemi. Poi le teorie che fanno gli altri, sulla base sempre di comportamenti, guardate un po', di procuratori, perché pure lì c'è di mezzo un procuratore, e allora poi portano chiaramente a interpretazioni che sono fuori dalla logica, perché io non mi sono posto il problema di quello che ha fatto il Chievo, non me lo pongo, visto i rapporti che ci sono tra me e Campedelli di amicizia e di stima, quindi peraltro reciproca. Quindi non mi pongo il problema, perché forse potrei dire tante altre cose, ma non è questo il tema. Io come presidente della Lazio mi assumo la responsabilità del comportamento della Lazio, non certo quello del Chievo. La Lazio ha comprato un giocatore nella finestra di mercato da una squadra, l'ha contattata, ci ha trovato l'accordo, l'ha pagato, ha sottoscritto il contratto, il contratto scadeva nel 2014, loro dice scadeva nel 2016, nel frattempo lo giocatore aveva rinnovato il contratto con la propria squadra, penso che sia normale, è come se io oggi se io avessi un giocatore che, il caso di altri giocatori che stanno sto testi alla Lazio e poi nel frattempo rinnovo, dico non capisco quale possa essere il problema. Ma al di là di tutto questo, poi bisognerebbe pure capire, e quello io gli ho spiegato, come mai la società non sapesse, la società di partenza non sapesse che già era un giocatore del Chievo, perché la norma obbliga di contattare i giocatori solo previo
raccomandata con ricevuto di ritorno in cui si comunica che mi accingo a contattare il giocatore. Obbliga la società a comunicare che una volta trovato l'accordo, che è stato trovato l'accordo, sempre la società, qualora fosse la scadenza del 2013, ripeto, la scadenza del 2014, la federazione svedese ha chiarito che era il 2014, tutti gli atti prodromici non ci appartengono. Perché allora uno dovrebbe pure pensare come mai è stato firmato, se esiste questo contratto, è stato smentito dal giocatore, è stato firmato a giugno, in una finestra di mercato che non era consentita, non c'era il mercato, tutta una serie di cose. Ma io penso che il Chievo, nella persona del presidente, ne faccia un fatto legato al comportamento, lui dice, del calciatore. Non certo dalla Lazio, con noi non c'è nessun motivo di cui lagnarsi, perché noi ci siamo comportati in modo trasparente, corretto e rispettoso in modo benissimo delle norme. Quindi sono tutte chiacchiere. Voi volete fare polemiche? E fare polemiche. Ancora stiamo a parlare di Ilmas e di Berisha. Ilmas e Berisha. Fra poco parleremo fra 10 anni ancora di queste cose. E parlate di queste cose. Bene, grazie. Divertite. Grazie a tutti.